Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come fare la schiacciata di zucchine. Noi la fondiamo poi con tonno e mozzarella. Adesso vediamo la ricetta, è velocissima, davvero semplice, vediamola. Per fare la schiacciata di zucchine noi utilizziamo pochissimi e semplici ingredienti. 500 g di zucchine, 120 g di farina, un uovo, 30 g di parmigiano reggiano grattugiato, 30 ml di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Grattugiamo le zucchine. Si tratta di 500 grammi netti. E questa è una ricetta praticissima perché alla fine, vedete, grattugiamo e facciamo tutto a crudo. Noi la utilizziamo prettamente come base, la schiacciata di zucchine, per poi condirla come se fosse una pizza. Grattugiamo ovviamente dai fori grandi. In ogni caso la schiacciata di zucchine è poi buonissima anche da sola, però condita diciamo che a noi piace di più. Preriscaldiamo il forno a 190 gradi ventilato. Condiamo quindi le zucchine in questa stessa teglia, quindi mettiamo l'uovo, il parmigiano, la farina, il sale il pepe e 20 ml di olio. E possiamo amalgamare. Quindi, come vedete, veramente velocissimo, perché tutto in una teglia abbiamo grattugiato, abbiamo aggiunto gli ingredienti e li amalgamiamo. Possiamo dire che viene una sorta di quasi piadina o pane alle zucchine, somiglia un po' a quello il gusto. Quindi quando non avete il pane, volete fare anche una cosa veloce, potreste optare per questa ricetta, anche per cambiare. Il composto deve risultare quindi con questa consistenza. Utilizziamo una teglia 40x25, abbiamo messo la carta da forno e mettiamo l'olio. Spennelliamo. Mettiamo il composto in teglia. Livelliamo. Risulta una ricetta anche praticissima per la merenda al mare, la merenda per i bambini a scuola. Un goccino sopra, quindi ne abbiamo messi 20 ml dentro, un pochino sotto e un pochino sopra, fino ad arrivare circa a 30 ml. Livelliamo ancora. E inforniamo a 190 gradi, forno ventilato. Se non avete il forno ventilato, statico a 200. E dopo 25 minuti la sforniamo. A questo punto potreste mangiarla direttamente così, oppure condirla come facciamo noi, con tonno e mozzarella. Noi la tagliamo a quadrotti o a tranci e li condiamo. Quindi la condiamo come se fosse una pizza, quindi la potete condire davvero come preferite, però tonno e mozzarella con le zucchine ci sta davvero bene. Ci starebbero bene anche degli anelli di cipolla rossa e dei pomodorini. Magari fateci sapere nei commenti se voi fate già la schiacciata di zucchine e come la condite. E la mettiamo altri 5-6 minuti in forno, il tempo di far sciogliere la mozzarella. E la nostra schiacciata condita come una pizza è pronta e possiamo sfornarla. Guardate che bella, sembra davvero una pizza, però molto più leggera. Fateci sapere se provate questa ricetta. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek per avere nuove idee in cucina cliccando sulla campanella in basso a destra al video di YouTube. Il bello di questa schiacciatina di zucchine è che si prepara davvero in 5 minuti, non ci vuole davvero nulla.
Se amate le ricette con le zucchine, noi abbiamo anche un'intera playlist di circa una ventina di ricette, tutte con le zucchine. Quindi se è d'estate, che sono di stagione, volete cimentarvi in tanti modi per cucinare le zucchine, salvatevi la playlist, ve la lasciamo in descrizione sotto al video di YouTube. Alla prossima ricetta, ciao! Che bontà, sembra proprio una pizza.